They say time is money. Benvenuti amici ascoltatori e benvenuti alla quarta puntata di Shortini On Air, una finestra sul Festival Internazionale del Cortometraggio che si tiene ad Augusta dal 1 al 5 agosto. Come sapete la location è la Piazza d'Astorga e Piazza Turati. Una diretta TV, un salottino cinematografico curato da Webmarte e Fine Art Produzioni. In questo salottino si intervistano i protagonisti del festival. Oggi abbiamo avuto degli eventi importanti, la presentazione del libro di Alessandro Ambrosio, il seminario di Emanuele Milasi e alle 23 avremo La lunga notte del corto proibito. Con orgoglio vogliamo dire che nelle scorse edizioni abbiamo avuto più di 3.000 utenti che ci hanno seguito e vi volevamo per questo ringraziare. Io sono in compagnia di Simona Baffo, la dottoressa sociologa Simona Baffo, che è la coordinatrice della PQ. Accordo programma quadro, dico bene? E del festival, quindi, dei giovani che parallelamente segue Shortini. Sì, buonasera a tutti, grazie per questo invito. Sì, l'accordo di programma quadro è il Festival dei Giovani, è un'azione, il Festival dei Giovani, che nasce all'interno di questo accordo istituzionale di programma, sottoscritto nel 2008 tra la Presidenza del Consiglio Dipartimento della Gioventù, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Siciliana. È un accordo denominato Giovani Protagonisti del Territorio, che ha l'obiettivo di migliorare, ha per oggetto proprio l'integrazione delle politiche relative ai giovani. La città del futuro a misura dei giovani è il nostro progetto che nasce all'interno dell'accordo di programma quadro ed è infatti finanziato dalla PQ Giovani Protagonisti di Sede del Territorio ed è curato dall'assessorato alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro. Due città sono coinvolte, Augusta? Due città, sì, sono coinvolte il comune di Augusta e il comune di Melilli, infatti il progetto è gestito in ATS con i due comuni, in un ATS formata tra i due comuni e 10 associazioni territoriali che fanno rete in varie attività e in tutte le azioni appunto del progetto. Infatti questa sperimentazione del festival è veramente, io sono veramente molto soddisfatta, ringrazio moltissimo l'associazione Quattro Terzi e tutta insomma l'attività che hanno prestato per l'organizzazione anche del Festival dei Giovani, perché con loro si è lavorato bene e perché rappresenta veramente la metodologia del progetto, cioè il lavoro di rete, la costruzione insieme tra le varie identità territoriali per l'attuazione appunto delle azioni progettuali e per raggiungere appunto questa finalità che è il protagonismo dei giovani, affinché appunto i giovani si rendano conto, tirando fuori le proprie capacità, la propria creatività, della necessità di essere protagonisti nel loro territorio per la costruzione sociale e collettiva dello stesso. Quindi dal gruppo alle individualità. Certo, sicuramente il gruppo è la manifestazione, diciamo quello che si vede stasera, però mette insieme le specifiche individualità che devono rimanere appunto specifiche perché fanno qualità, cioè devono essere i protagonisti, devono tirare fuori ciò che sanno fare di meglio ed è per questo che Festival non ha fuso due nomi, cioè lo Shortini Film Festival non è diventato Festival dei Giovani né il Festival dei Giovani lo Shortini, esatto. Film Festival, sono rimaste con le loro anime a fare insieme, a costruire veramente fattivamente queste cinque serate meravigliose. E ci sono delle persone che vanno ringraziate assolutamente, che sì, si spendono. Sì, ci sono delle persone che vanno ringraziate perché l'ufficio insomma preposto al Comune di Augusta, che peraltro il comune di capofila, nonché l'organismo responsabile della comunicazione, l'ufficio appunto di riferimento è il primo settore, il settore economico-finanziario, il cui dirigente anche a ruppe del progetto è il dottore Francesco Lombardi, che si spende appunto con amore anche per il progetto, a prescindere al di là delle sue, diciamo, dei suoi doveri istituzionali, la referente amministrativa è la signora Rosalba Roggio e tutto l'ufficio sicuramente che curano anche con passione, che ci curano con passione insomma in questa avventura. Il progetto ovviamente non finisce con
il festival, avrete ancora altri obiettivi da raggiungere? Sì. Quanto il dura? Festival, sì, ancora sicuramente fino al prossimo, alla prossima estate, al prossimo agosto. Abbiamo tante azioni, andremo dentro le scuole, agiremo, ma magari non dentro, ecco, mi piace dire lavoreremo con le scuole in rete nel territorio per, insomma, per realizzare tutte le azioni del progetto, che si compone di tre macro azioni, l'una appunto focalizzata sul territorio, l'altra sui rapporti intergenerazionali, soprattutto focalizzati sulla famiglia e quindi sui rapporti genitori-figli, e l'altra sulla promozione degli stili e dei modelli di comportamento sani. E voi, per riuscire ad avvicinarvi ai giovani, avete usato anche Facebook? Sì, abbiamo usato anche Facebook, perché ormai è doveroso usare anche questo strumento. Appresso anche un bel portale, speriamo, dove tutte le associazioni potranno confluire, un bel portale che a settembre, insomma, dovrebbe essere, è in operativo, costruzione, però insomma non vogliamo mettere il portale in costruzione, quindi dovrebbe essere già bello completo e fruibile, insomma, dai giovani, ma da tutta la collettività sicuramente, per comunicare, per anche tra generazioni. Io, Simona, ti ringrazio. Grazie a voi. E vi auguriamo tanta fortuna. Grazie. E lanciamo il prossimo corto, Gipetus Elvetico. Queste immagini mostrano una caccia spietata, quella ad uno strano uccello, il gipeto. Oh! Per molto tempo è stato considerato molto pericoloso. Il gipeto. Questo uccello non è mai stato molto apprezzato in Svizzera. Non c'è posto qui per loro, è casa nostra! Abbiamo abbastanza di questi schifosi rapaci! Come altre specie abitanti le stesse regioni, questo uccello è completamente scomparso dalle Alpi svizzere da più di 100 anni. Questo documentario è la storia drammatica di questo gigante del cielo, il gipeto. Eh no, adesso basta! Io così non posso lavorare! Ora smettiamo con i colpi di fucile o me ne vado! Tranquillo, stiamo risolvendo il problema, ok? Ok, allora, andiamo avanti. Oh, sono io che dico andiamo avanti. No, sono io che lo dico, ok? Andiamo avanti. Oh, sono io che dico andiamo avanti. Ecco come si presenta un gipeto. Si può avere un'immagine più recente? Un'immagine più moderna? Non si può semplicemente avere una vera immagine? Ecco, il gipeto è un animale unico. Il suo piumaggio è scuro e una barbetta gli orna il mento. Ha gli occhi circondati di rosso ed è molto più grande di un'aquila reale. Arriva fino a 3 metri di apertura alare e può pesare fino a 7 kg. Il gipeto fa parte della grande famiglia dei rapaci, ma i suoi colori e il suo fisico ne fanno una specie fuori dal comune. La sua presenza è stata segnalata in vari luoghi del globo, dove vive in pace ed armonia con le popolazioni locali. Sono veramente tutti ladri, eh? Hanno la cattiveria nel sangue! Ma da dove viene un odio così forte verso il gipeto? Non lo si sa veramente. Gli svizzeri avevano all'epoca la reputazione di essere tolleranti e pacifici. Diverse leggende e superstizioni sono nate verso la prima metà del XV secolo. Così, giunti al XIX secolo, la paura regna ormai nelle valli e nelle campagne. Le autorità dovevano agire. Dal 1876 il governo decide lo sterminio dei gipeti.
Più tardi, siamo nel 1968, un GP rifugiato in Corsica decide di prendere la parola. Appare come un uccello amabile, educato. È una vera rivelazione. Il GP si presta allora a diversi esperimenti. La notizia è sconvolgente. Non solo la specie si rivela non essere pericolosa, ma si apprende che si nutre esclusivamente di ossa. Delle ossa? A partire dagli anni 70 la decisione è presa, reintrodurre ufficialmente il GP in Svizzera. I primi tentativi sono poco concludenti. Ci vogliono tutta una serie di studi e una campagna di sensibilizzazione affinché gli svizzeri accettino poco a poco la reintroduzione del GP sulle Alpi. Infine non sono poi tanto male. Oggi più di un centinaio di gipeti nidifica nelle Alpi svizzere, ma ci vorrà ancora molto tempo prima che il gipeto rito che gli spetta nel cielo elvetico. Le leggende che corrono sul gipeto hanno vita lunga. Lui vola tranquillo, al di sopra di tutto ciò. Bentornati in studio, io sono in compagnia di un amico, ma di un ospite sicuramente illustre per Shortini. Lui fa parte semplicemente del pubblico, ma è il direttore e il cofondatore della rivista colonnesonore.net. Benvenuto Massimo Privitera. Ciao Michela, grazie. Per noi è un piacere averlo qui, dicevo davvero figura illustre perché è l'unica rivista la vostra sulle colonne, sulla musica per film, non possiamo dire da film. Non lo possiamo dire da film perché Morricone, il maestro Ennio Morricone, si arrabbierebbe parecchio, anche perché lui ritiene che il termine giusto sia per film, perché è una musica dedicata alle immagini, composta apposta per le immagini. Quel fine, per quel quindi film, oggi abbiamo imparato una cosa nuova, non diciamo mai più musica da film. Raccontiamo un po' chi è Massimo Privitera, nasce... Nasco a Catania, però ho passato la mia infanzia e la mia giovinezza qui ad Augusta, ho fatto anche le scuole e il liceo qui, poi mi sono trasferito per studi a Roma, dove mi sono diplomato in regia documentaristica al Centro Sperimentale di Cinematografia. E poi la vita, stranamente, dopo diversi documentari, cortometraggi, mi ha portato il Giro di Boa, famoso Giro di Boa. All'improvviso mi sono trovato catapultato a Milano a dover occuparmi di, come autore e come regista, di alcuni programmi televisivi sia per Rai che per Mediaset. Però da un po' di anni a questa parte sono stato assunto e sono dipendente Mediaset e mi occupo di realizzare i famosi trailer televisivi che vengono chiamati promo. Mediaset punto o Mediaset Premium? Mediaset Premium. Ecco, altrimenti ci giochiamo il posto, sì, mamma sì, mia. Torno a Milano e vengo licenziato in tronco. E in effetti. E quindi colonnesonore.net, quando, perché, come nasce? Colonnesonore.net in realtà nel mio cervello, nella mia mente, è nata quando avevo 8 anni, perché abbinata alla passione per il cinema, di logica conseguenza, ho amato visceralmente la musica dentro il film e mi sono appassionato alle colonne sonore e ho portato avanti questa idea di voler far sì che in Italia venisse conosciuta ancora meglio, soprattutto per un pubblico vasto. E poi nel 2003 ho avuto la fortuna di poter fondare questa rivista insieme ad alcuni soci, prima la rivista cartacea, un bimestrale. Adesso online. Ora è online, sì, colonnesonore.net,
abbiamo la bellezza di 300.000 fan e siamo la prima ed unica rivista ufficiale italiana di musica per film, con interviste, recensioni. Questa è una grande vetrina, è molto ambita, infatti. Sì, è l'unica. Poi ti dico, ci chiamano tantissimi compositori. Pensa, ti racconto questo aneddoto. Uno dei nostri primi compositori abbonati, quando ancora c'è la rivista cartacea, è stato proprio Ennio Morricone. Io mi ricordo, ero a Venezia con mia moglie in vacanza, appena sceso dal traghetto mi squilla il telefonino e sento questa voce: signor Privitera? Faccio sì, chi è? Guardi, voglio abbonarmi alla rivista, però in un romanaccio abbastanza grezzo, abbastanza gretto. Faccio sì, mi dica, guardi, ora sono col cellulare, se mi chiama in ufficio e do tutti i dati. No, ma io sono il maestro Morricone. Sì, vabbè, maestro Morricone, vabbè, lei mi telefona qua e per abbonarsi al telefono, cioè, la smetta, e ho chiuso il telefono. E poi succede sempre così nella vita. E poi all'improvviso vengo richiamato e Morricone mi fa, guardi, forse è caduta la linea, volevo abbonarmi. Faccio, ma maestro, ma è veramente lei? Sì, sono Ennio Morricone, voglio abbonarmi alla rivista. Faccio, maestro, guardi, mi cascavo cellulare in terra, c'è un macello. Immagino. Però è stato mi dica le note dell'ultimo, sarebbe stato, bello interrogarlo per fare la prova del 9. Sei bellissimo questo. Massimo, ti volevo chiedere, dimmi, quando vedi un film, la colonna sonora è una delle prime cose che noti o ti passa inosservato? No, forse ormai è una questione di deficit mentale o anche di deformazione professionale, ma la prima cosa che noto è la musica, in assoluto. E cerco soprattutto al giorno d'oggi, che è difficile mai notarla perché è tutta completamente sovrastata da effetti speciali, effetti sonori, dialoghi troppo esagerati. E cerco di notarla, e devo dire che da un po' di anni a questa parte ce ne sono molto poche degne di nota. Io ormai mi riferisco al passato, ai grandi film di una volta, dove era in primo piano e rendeva il film, dava al film qualcosa in più. Oggi purtroppo tutto il resto, effetti e quant'altro, sono rumore. Sì, diciamo che è più da tappezzeria oggi. Parlavamo poc'anzi di una musicalità un po' atipica. Sì. E mi dicevi che il silenzio è una... Sì. Morricone mi disse una volta, durante un'intervista che facevamo per la rivista cartacea, mi disse: la più bella musica per film è il silenzio. Ci sono dei grandi film dove la vera musica è il silenzio. Invece altri film dove forse la musica è presente in maniera esagerata e toglie quel qualcosa di particolare che il film poteva in realtà avere. Poi, vabbè, parla uno come Morricone, che ha donato ai film, certo, di Sergio Leone dei momenti indimenticabili, meravigliosi. Che quali altri compositori hai conosciuto oltre? Ma guarda, io ho intervistato nel corso degli anni il mio mito assoluto, sono andato fino in America, sono andato a Chicago, ho visto 3 concerti suoi e poi l'ho intervistato di notte a Luna, figurati, una persona che ora ha quasi 80 anni, anzi no, l'ha appena fatti, che è John Williams, che è il famoso autore di tutte le musiche dei film di Spielberg, sì, E.T., poi Superman, Harry Potter, Schindler's List, Lo Squalo, Indiana Jones, Guerre Stellari. E sono andato a intervistare a Chicago, figurati, mi tremava talmente la mano che avevo la telecamera da una parte, la macchina fotografica dall'altra, non ho fatto né una foto né una ripresa. Un classico. Neanche, ma neanche un autografo. Però devo dire che... Piovani sono riuscito a intervistarlo, e ho intervistato Pino Donaggio, che è l'autore delle musiche dei film, sì, di Brian De Palma, i primi. Poi ho intervistato, quindi davvero, Franco tantissimi Persanti, nomi. Sì, molti attori, Jerry Goldsmith, tantissimi. Una domanda strana: esiste un film con una bella colonna sonora ma con un pessimo risultato? Ce n'è uno che ti viene così in mente? Guarda, sarò blasfemo. Blasfemo, sentiamo. Devo dire che Scarface, che è un capolavoro di film, sì, certo, ha una musica pessima, che secondo me in alcuni momenti lo rende ignobile. E al contrario, invece, una bella musica, un film? Ci sono delle grandi musiche, guarda, devo dire che ora, di primo acchito, ce ne sono tanti, ma al momento non ti so dire in quale particolare. Ci sono molti autori che hanno fatto delle bellissime musiche per film pessimi, e si sono benditi anche loro. Mi ricordo una volta Bernard Herrmann, che era il compositore prediletto di Alfred Hitchcock,
che ha composto per lui quasi tutte le sue colonne sonore. Entrò in sala di registrazione, c'era Jerry Goldsmith che stava componendo una musica meravigliosa per un film western di serie B, e gli disse: Jerry, fermati, non comporre più niente per questo film, tienetele da parte queste musiche per un altro capolavoro, questo film è una porcata, lascia stare, è troppo inutile dare una musica del genere a un film di questo livello. Quindi ti dico, ce ne sarebbero esempi da starci giorni e giorni, però ora così a freddo non Infatti, riesco a dirti. Io Massimo ti ringrazio veramente tantissimo per questa chiacchierata e lanciamo il promo WebMart. Grazie. WebMart, la web TV che entra protagonista nella nuova e moderna frontiera della televisione. WebMart è una piattaforma televisiva per produrre contenuti, filmati e informazione locale. 6 canali web. Ho detto 6. Uno generalista e 5 a carattere tematico. WebMart è... Che cos'è WebMart? Vediamo un po'. Una web TV ricca di informazioni in tempo reale con un TG online. Un palinsesto quotidiano con programmi di cultura, storia, tradizioni popolari. Format di intrattenimento e contenuti tematici di vario interesse per raccontare una regione in continuo cambiamento. WebMart è folk! WebMart è news. WebMart è pop! WebMart è fashion. 6 canali web, un palinsesto online, una comunicazione continua. Marte WebMart. WebMart la fai tu. Un dialogo costante con te che vuoi proporre, realizzare, suggerire nuove idee e progetti per la community del web. WebMart non è solo questo. È un ponte tecnologico tra la Sicilia e il resto del mondo. Per valorizzare il tema etnico, recuperando la tradizione, la storia, la cultura e l'arte di questa terra meravigliosa. WebMart la trovi solo nel web. www.webmart.tv. www.webmart.tv. WebMart lo trovi solo nel web. Solo nel web. www.webmart.tv. WebMart. Ortai, eh? Siamo tornati in studio, io sono in compagnia di Francesco Gallo e Francesco Vilotta. Ragazzi, allora io vi devo per forza dare dei nomignoli perché altrimenti stasera non... Quindi facciamo Francesco e Ciccio. Va bene, per questa sera sarai Ciccio. Benissimo. I ragazzi sono... Li chiamo ragazzi, ma mi sa che... Quanti anni avete? Perché per essere... Stiamo parlando di Shortini Junior 27 intanto. 27 anni. 27? Io 28. E sono un po' cresciutelli. E allora spiegatemi una cosa. Come, intanto diciamo che sono i registi del... Gli autori. Coordinatori di Due Amici. Di Due Amici. Che è stato un progetto fatto all'interno di una scuola. Cosenza, no? Cosenza, sì. Nell'ambito dei 150 anni dell'Unità d'Italia abbiamo prima fatto delle proiezioni di film e alla fine di questo lavoro abbiamo deciso di coinvolgere i ragazzi con proprio la creazione di un cortometraggio. Scegliendo il cast, scegliendo la regista che è una luna Chiara Pelli, così 13 anni, infatti per questo ecco, perfetto, abbiamo svelato l'arcano. Sì, allora sì. Due Amici racconta la storia di due ragazzi che sono legati da un sentimento genuino ma che vengono allontanati dalla severità delle leggi razziali del 1939, quindi raccontiamo uno degli anni della storia d'Italia. Come nasce questa idea? Magari facciamo Francesco. Ciccio in pausa. L'idea nasce da un progetto scolastico che abbiamo portato avanti io e Ciccio,
che appunto si chiamava Il cinema racconta la storia. Abbiamo fatto vedere alcuni film che raccontavano le pagine principali della storia italiana ai compagni di classe di Chiara, quindi anche a Chiara, e poi alla fine loro hanno scelto un periodo che più li ha toccati, più sentivano vicini, appunto quello delle leggi razziali. E partendo dal film Concorrenza sleale di Ettore Scola, hanno deciso appunto di scrivere insieme a noi questo film, questa storia, che poi abbiamo chiamato Due amici, e raccontare appunto la vicenda di questi due ragazzini di 13 anni, ambientata nella nostra città di Cosenza. Ciccio, quali sono state le difficoltà nel realizzare questo corto? Devo dire che non è stata una cosa facile, perché comunque è stato un lavoro che va a coinvolgere comunque una realtà periferica all'interno della nostra città, perché alla quale tutti quanti vogliono lavorare. Quindi è una doppia rilevanza, sia appunto didattica, perché la storia viene insegnata loro attraverso un altro punto di vista, ma anche ci sono delle realtà difficili. Per esempio, il protagonista Pietro, uno dei due bambini, è un ragazzino che ha il sostegno, vive in una casa famiglia, e quindi noi abbiamo proprio voluto coinvolgere questo tipo di realtà, anche che sono marginali, in modo che diventassero per la prima volta protagonisti e si sentissero proprio attivi all'interno di un'attività. Ed è stata una cosa bellissima, ci ha dato delle grandi soddisfazioni, doppie soddisfazioni. Francesco, cosa fate? E soprattutto, perché questa frase va bene per tutti, questa domanda, volevo dire, cosa volete fare da grandi? Cosa fate e cosa volete fare da grandi? Che va bene per un ragazzo di 10 anni come per un uomo di 80. Certo, da grandi vorremmo fare, almeno personalmente vorrei fare lo sceneggiatore, e ho già l'opportunità di farlo a Roma, già lavorato per alcuni film, e adesso ho avuto finalmente la possibilità di farlo anche nella mia città, Cosenza, e quindi lavorare anche con i ragazzi più giovani, con dei ragazzini, è stato anche molto formativo anche per me personalmente, perché non l'avevo mai fatto e mi ha dato anche un'ottima spinta, un entusiasmo che forse anche superiore a quello di lavorare appunto con persone più grandi di me. E Ciccio? Io vorrei sempre, naturalmente, lavorare nell'ambito del cinema, di più dal punto di vista della produzione, cioè uno che sta dietro le quinte, un po' a gestire rapporti, organizzare quant'altro. Quindi questo, diciamo, però attualmente cosa fate? Mi sfugge. Studiando? Lui è sceneggiatore, sì, siamo in una fase formativa, però abbiamo un'associazione, ci occupiamo appunto di progettistica che riguarda sia il mondo della scuola, ma anche altri tipi di iniziative sempre sociali e culturali, siamo impegnati in questo ambito. Quando è nata questa passione, Francesco? C'è un momento che tu ricordi, magari non so se è stato un film o se è stata magari la presenza di qualche amico, attore, regista? No, credo sia in un punto indefinito tra i 12 e i 14 anni. Guardavo tantissimi film, a casa ero sempre quello che decideva il film da guardare. Da sé. E no, un po' di tutto. Inizialmente, come ogni ragazzino, siamo bombardati dai film americani, quindi io ero innamorato del cinema americano. Poi da più grande ho potuto scoprire quello più bello, che è quello italiano, e quindi su questa scia, diciamo che la commedia all'italiana, quella che appunto racconta la nostra storia, le nostre virtù, ma e anche i nostri difetti, vizi. È quella che mi piace di più, quella che vorrei appunto continuare a scrivere, insomma. E invece per Ciccio com'è andata? Diciamo in maniera abbastanza simile, perché io e lui praticamente ci da una vita, infatti anche il titolo Due amici non è casuale, ecco. Sì. Abbiamo è stato svelato. Scelto anche, infatti anche i giochi che loro fanno ricordano un po'. Quindi c'è qualcosa i nostri... di autobiografico. Sì. Molto per fortuna, però con un finale diverso. Ecco. Fortunatamente sì. Quindi diciamo c'è stata un'influenza reciproca su diverse cose, naturalmente, perché passando dall'infanzia all'adolescenza insieme, poi affacciandoci anche alla vita un po' più adulta, naturalmente c'è una contaminazione reciproca. Certo, sì. Immagino. Io vi ringrazio, ragazzi, noi salutiamo Chiara, che non è potuta arrivare per vari problemi, però noi la salutiamo. Sì. E salutiamo anche, perché non ho potuto intervistarla per lo stesso motivo,
Tommasina Carravetta da Frascati, che ha curato la regia di Un paese immaginario. Salutiamola tutte e tre insieme. Ciao Tommasina. Ciao Tommasina. Ciao Tommasina. E lanciamo il prossimo corto. Trust.
siamo tornati in studio e io sono in compagnia dell'autore del libro Opera Prima, che è il nostro augustano architetto Alessandro Ambrosio. Benvenuto, e insieme a lui il suo editore, perché Alessandro non cammina mai solo, ormai sono amici per la pelle, quindi le intervistiamo insieme con grande piacere. Benvenuto Alessandro. Grazie. E benvenuto Giuseppe. Grazie. Pennisi. Grazie. Che è l'editore della casa editrice Cartago Catanese, Cartago Edizioni. Come si passa dalla matita alla penna? La matita l'ho portata con me. Ah, ecco, neanche a farla apposta. La porto sempre con me. Ma non è una penna, non è affatto una penna, perché si scrive un po' anche per vezzo, per piacere, per delusione. Si scrive perché non si trova il piacere della lettura, e allora inizia una ricerca, si incomincia a esplorare il mondo tra il significato e il significante, e viene fuori qualcosa. E Hotel Prima è la mia seconda opera. Il primo è stato Il permesso di viaggiare, edizioni diverse da Cartago, però devo dire che ho trovato in Cartago la mia casa. Il mio caro editore ogni tanto mi fa arrabbiare, però devo dire che mi rende... Siete legati. Mi soddisfa. Odiettamo. Poi alla fine mi soddisfa. Giuseppe, come conosci Alessandro? Cos'è accaduto? Un giorno bussa alla tua porta con un manoscritto e ti chiede direi tuo parere? Sì. Vedi, sì, perché in realtà noi non utilizziamo metodi diversi da rastrellamento solito, spesso l'editore locale attua questi. In realtà Alessandro è arrivato così, come gli altri autori, si potrebbe dire per caso, ma in realtà non è un caso, fa parte della storia di Cartago accogliere poi giovani scrittori brillanti. È un insieme di cose. Complimento, giovani. Visto che poi dici... E quindi dirti, Cartago da un anno opera sul territorio, evidentemente dopo aver fatto delle cose già a Catania, l'eco è già c'è un eco, quindi certo. Tanti sanno qual è il nostro atteggiamento dal punto di vista prettamente editoriale, dico adesso perché Cartago si occupa anche di marketing, di comunicazione in genere. Però l'eco dell'atteggiamento editoriale è già arrivato, e quindi è arrivato qui ad Augusta, dove Alessandro... E perché Alessandro è andato proprio lì? Perché? Perché ci sono io. Cartago, incontro Cartago e prendo spunto per raccontare questo fatto da quello che ha detto il direttore editoriale di Cartago, Susanna Basile, che un bel giorno è stata investita dalla professoressa Ramaci, che aveva queste 200 pagine e non sapeva cosa fare. Diciamo che questa relazione con chi si occupa di semiotica, chi si occupa di comunicazione presso l'università, è stato importante, perché mi ha portato verso questo lido catanese, semplicemente perché c'era una ricerca che doveva essere approfondita. Quindi un tramite perciò ha fatto questo fortunato incontro. Augusta riesce a esportare qualche messaggio, certo. E non soltanto come nella manifestazione di Sciortini abbiamo il mondo che va verso Augusta, ma Augusta si confronta anche all'esterno. E Cartago è anche sponsor del festival, quindi come mai questa scelta di sponsorizzare? Perché Cartago ha una storia davvero legata al territorio. Cartago nasce in realtà dall'idea di uno studente, cioè me, di Giuseppe Pennisi, che studente di giurisprudenza fonda l'Inchiostro Mensile, da lì è partito tutto. Significa che di fatto Cartago si è sviluppando secondo fatti fermamente legati al territorio, e un festival come questo è segno di... Quindi una sorta di solidarietà. Beh, un apparentamento con cose che sono molto vicine alla nostra storia, quindi non potremmo non essere vicini a cose che, ti dico, sono la nostra storia, le nostre radici. Quindi... Certo, Alessandro, io non ho ancora, lo sai, avuto modo di leggere il tuo libro e chiedo venia, ma lo farò e lo sai, e spero di poter scrivere anche una recensione con piacere. Racconta tu ai nostri ascoltatori qualcosa. Accattiviamoli. Allora, intanto... anzi, o meglio, non c'è bisogno di accattivarli, raccontiamo qualcosa. Allora, importante capire come Hotel Prima e Alessandro Ambrosio arrivano a Sciortini.
e l'incontro con Stefano Cacciaguerra è stato illuminante perché ho visto un interesse importante, ho visto la sua energia nel prendere questo libro dalla libreria, acquistarlo e mandarlo a tutti i membri della giuria di Sciortini. Non lo sapevo, davvero una bella cosa. E poi abbiamo concluso proprio qualche minuto fa questa presentazione in Piazza Turati. Sì. E devo dire che la lettura della mia opera da parte di un'attrice è stata per me una scoperta che va al di là della produzione letteraria, va al di là della vocale, della consonante, del significante, della struttura. Ho sentito delle melodie che francamente mi erano a me, tra virgolette, autore, certo. E dico tra virgolette autore perché non mi voglio assolutamente definire autore, perché il mio lavoro, il mio scrivere va proprio contro l'autore, perché ritengo che negli ultimi 20 anni le produzioni letterarie sono state un po' misere di considerazione e di evoluzione, soprattutto nei confronti della letteratura. Mi piace pensare a Tommaso Landolfi quando in Rievà pubblica e dice: non si fa letteratura con la letteratura, non si fa non si fa pittura con la pittura, non si fa l'architettura con l'architettura. E questa frase per molto tempo si è impossessata, questo pensiero si è impossessato del mio fare, della mia analisi, e mi ha portato ad esplorare dei percorsi, e così sono nate delle opere. Ho una domanda. Questo libro resterà cartaceo o hai la speranza che diventi pellicola? Ma io non ho speranze, perché le speranze... Desiderio, diciamo, o... Esiste speranza. Gli anni sono passati senza attaccare, senza produrre, senza migliorare, senza... anche pensare. L'omologazione, mi permetto di dirlo, è stata eccessiva, perché una buona omologazione ha portato veramente a qualche cervello, in generale all'ammasso. Il fatto questa sera che durante la presentazione da parte di registi, da parte di esperti della cinematografia è stato palesato, è stato chiaramente detto che potrebbe diventare un'opera. Però non è una speranza, è un fatto oggettivo che, se si verifica, lo accogliamo con estremo piacere, anche perché, torno a dire, se non si fa letteratura con la letteratura, può essere che è stato fatto del cinema senza fare del cinema. E noi comunque, Alessandro, o per un nuovo libro o per un film, ti auguriamo tutta la più grande fortuna da tutto anche lo staff di Sciortini, e anche a Cartago, certo, allora, sicuramente. Ma come no, in questi tempi poi tantissimo. Un augurio anche per il vostro spirito, per lo spirito che vi anima. Ha detto una cosa molto importante. Ci auguriamo anche noi molto per il nostro spirito, ma quello è segnato, quindi non so. Infatti, ecco, sono d'accordo con voi. Io vi ringrazio per essere stati qui e lancio il prossimo corto, The Top Gun. Grazie. Would you get that jacket, a dumpster?
things all again down. That's okay, you don't need to win anyway. Don't be afraid, just keep up. Hey, can I? No, that's okay. It's okay. My dad said I could let you. Well, only because your dad said so. That was fun. Thanks. It was Sam's idea. Sam? You're welcome. Looking for the greatest game. He says, wanna do doubles? Looking for the greatest game. On a bad day, looking for the greatest game. The greatest game. Torniamo in onda, io sono in compagnia di Emanuele Milasi, che è un ex giurato Shortini, che ha presentato ieri o oggi? Oggi, fresco di seminario, il suo seminario sulla sceneggiatura. E poi non solo, è il direttore artistico del Pentedattilo Film Festival. Io ho avuto il piacere di conoscere Emanuele già qualche anno fa per l'edizione di Shortini 2010. E ne ho un bel ricordo sia per la sua preparazione che per la sua simpatia, quindi per me è un piacere averti con me oggi, oltre per i tuoi indiscussi meriti. Comincia la sua biografia come zio di 12 nipoti. Come mai? Cioè, è molto importante la tua famiglia? Spiegami un po' quest'incipit atipico. Beh, perché di solito quando qualcuno richiede una biografia si cerca sempre di mettere in risalto le cose, diciamo, lavorative più importanti o di inventarsi qualcosa di importante. E beh, è vero. In realtà la cosa più importante è sempre quello con cui arrivi a crearti un percorso, quindi io sono arrivato a crearmi un percorso soprattutto attraverso un percorso di vita, quindi da cominciare da quello che sono, da quello da cui sono partito e quindi è quella la cosa importante. L'importante era riuscire a far vedere che innanzitutto si è un uomo con un proprio percorso personale, dopodiché comincia il lavoro, dopodiché cominciano i curriculum, le esperienze lavorative, ma un curriculum fatto esclusivamente di esperienze lavorative credo che sia un po' sterile. Sì, è una cosa morta. Quindi io ho apprezzato tantissimo questo incipit, per questo mi ha colpito. Pentedattilo Film Festival, parliamo di questa realtà. Il Pentedattilo Film Festival, che è fra l'altro gemellato con Shortini praticamente da sempre, siamo quasi nati assieme, abbiamo portato avanti assieme un bel po' di percorsi lavorativi, ci siamo incrociati non solo nel cinema ma anche in vari campi. Il Pentedattilo Film Festival è un festival che nasce nel 2006 in un borgo fantasma che è il borgo di Pentedattilo, Reggio Calabria. Pentedattilo era un fantasma perché? Era un borgo fantasma perché era stato abbandonato definitivamente, diciamo, negli anni 90, ma già negli anni 70, per via di un'alluvione. Ah, ecco, perfetto, sì. Poi quello era il periodo in cui la politica preferiva costruire nuovi paesi piuttosto che, che aggiustarne altri, è capitato anche in Sicilia. Sì, certo. Pentedattilo ha avuto la fortuna che... Vedi Gibellina, dico, faccio un caso. Vedi Gibellina, esattamente. Esatto, sì. Ha avuto la fortuna di avere il, diciamo, paese gemello di fronte, mentre altri paesi sono stati spostati addirittura dalla collina al mare, quindi spostando addirittura completamente l'abitudine delle persone che ci abitavano. Pentedattilo è stato quindi abbandonato, ci viveva praticamente una sola persona, dopodiché negli anni 90 è cominciato il recupero culturale del paese. Il paese è un paese molto bello, arroccato su una rocca a cinque dita. E in questo paese si è cominciato a fare dell'arte. Nel 2006 si è
deciso di cristallizzare, diciamo, tutte le forme artistiche portate avanti, facendo sì che si creasse un festival, il Pentadattilo Film Festival, che in questi appunto 7 anni ha creato davvero un luogo unico di incontro e di scambio di idee, di scambio cinematografico, di scambio di professionalità. È un luogo che ha fatto sì che nascesse davvero un centro abitato in un posto che era abbandonato. Quindi... Certo, quindi una doppia motivazione. Una domanda: a Siena incontri Stefano Cacciaguerra. Tornando indietro, cambieresti ateneo? Ma sicuramente cambierei amicizie, quindi probabilmente non avevo amicizie, no, ma con Stefano, diciamo, c'è stata la fortuna di averlo incontrato durante l'ateneo. Abbiamo fatto i primi corti nostri, li abbiamo fatti assieme, e da lì è nata la passione per il cinema che ci ha rovinato a tutte e due, quindi... Tu cosa fai nella vita? Io nella vita provo a fare lo sceneggiatore, ma in Italia è un lavoro veramente difficile perché... Come tutti i lavori artistici ci sono delle lobby molto forti, ci sono delle file immense, sembra, ogni mestiere artistico sembra un'immensa fila alla posta, no? Che le prendi il bigliettino ma in realtà non ci arrivi mai, però ci si prova, no? Ci si prova fino alla fine, come fa Stefano, come fai tu, come facciamo tutti quanti, quindi finché si porta avanti un sogno, poi alla fine... Proviamo a farlo diventare mestiere, però, vediamo. Oggi presenteremo il corto che vede tua sorella protagonista, Maria Milasi, e tu come sceneggiatore. C'è un gene in famiglia artistico, ci sono altri 12 fratelli, quindi 27, cioè 12 nipoti, quindi quanti fratelli? Quanto conta la famiglia Milasi? Siamo 6 fratelli, però diciamo che le pecore nere appunto siamo 2. Ah, ecco, perfetto. Gli altri sono molto precisi, non c'entrano niente. E com'è stato lavorare con tua sorella? Io con la mia litigo da morire sempre. No, litighiamo sempre, in maniera continua. Però devo dire che il lavoro è un'altra cosa, nel senso che nel lavoro c'è sempre rispetto per i ruoli, c'è rispetto... Date benissimo, anche perché... Sì, lo so, ha avuto molte critiche positive. Il corto che abbiamo presentato, che l'umanità scalza... una nostra storia che è ispirata, diciamo, a un mio zio, che era un mio zio Down, che è morto qualche anno fa, ed è tutta attorno alla sua storia, e quindi era una storia sia per me che per mia sorella molto importante. Sentita. Quindi, diciamo, nonostante, diciamo, il fatto che siamo fratelli e sorelle, quindi ci odiamo a prescindere. Certo, questo è chiaro, è chiaro, fisiologico. Il tipo di storia ci ha portato a lavorare assieme molto bene. Quindi. Qual è la scena più bella mai girata, a parer tuo? La scena nel proprio. Cinema, nel mondo. Sì. Bah, io non lo so, visto che siamo qua, citerei un corto di Stefano Cacciaguerra. Mamma mia. Citerei un corto di Stefano Cacciaguerra. Lo diciamo che sta facendo le corna dietro le quinte, no? Dietro le quinte, però... Non lo diciamo. Un corto di Stefano Cacciaguerra che in realtà abbiamo cosceneggiato, che è 200 punti, che anche quello ci ha portato molto fortuna. C'era un tavolo da biliardo. Dove c'era un tavolo da biliardo. C'era Ai Maria come canzone. E c'era anche Stefano Cacciaguerra. Sì, come no. Indimenticabile. In un piccolo ruolo. Ma tornerà attore, ha detto no, ma lo farà. Ne e sono visto certo. Che questa è una web TV, invito ad andare a vederlo sul web, perché vedrete Stefano in una veste che non avete mai visto e forse odierete Shortini per sempre. Per quindi, sempre. Quindi vi conviene. E noi speriamo davvero che accada, questo scherzo. Progetti futuri. Progetti futuri è sicuramente portare avanti il festival, sia il Pentadattilo Film Festival, ovviamente in contemporanea a Shortini, speriamo che vada avanti, in un momento in cui finanziare la cultura e cercare di portare avanti la cultura sembra veramente una lotta infinita, quindi cercare di portare avanti qualcosa di importante a livello di festival e di promozione del territorio e del cinema, e poi cercare di portare avanti, sto cercando di portare avanti un lungo che ho scritto, quindi cercare magari di riuscire a realizzare anche questa cosa, quindi di realizzare il mio primo lungo, vediamo un po'. In bocca al lupo. Crepi. E adesso io ringrazio Emanuele e lancio il trailer del prossimo corto di Diego Panarello. When you want the first time with Maranzano. Okay, a moment of concentration and then I talk. One day I heard a strange sound.
And since then I have it always with me, Jew's heart. Usually when I go and play the jew's harp somewhere, I'm always the only girl, I'm the only female player. This is very different actually in Safi Yakutia and Siberia generally. Lots and lots of women play and it's fantastic, it's great. I've got married with a Sakha woman from Siberia because of the jew's harp. You know, Siberia is very cold place, minus 50 degrees. This instrument can call spring or summer. This is the sound of water drops, which means that the ice is melting and the summer is coming. So this instrument can call happiness. This instrument used by shamans in Siberia. If shaman play this instrument, it influences cerebellum. The structure of cerebellum changes when you play this. Experimental set. I don't try to play traditional music. I want to keep the beauty of this traditional instruments and not to lose it, but I want to add something. Siamo tornati in onda e io sono in compagnia di Diego Pascal Panarello, che è un giurato di Shortini. Ciao, intanto Michela. Tutti mi chiedono, ciao Diego, mi chiedono, Pascal, ma è davvero il tuo nome o un nome d'arte? È il mio verissimo nome, conferma la mia carta d'identità falsa. Ok, controlleremo. No, è il mio vero nome, vuoi sapere perché? Perché? No, perché infatti a questo punto... Non c'è nessun motivo filosofico. Ma nel 1978, quando mia mamma era incinta, era in una sala d'attesa di un dottore e ha visto un bambino bellissimo e ha detto: mio figlio, voglio che mio figlio diventa come questo bambino. E quel bambino si chiama Pascal, quindi... Quindi nasce così, perché tutti ti conoscono come Diego, quindi pensavano che fosse un vezzo artistico, mentre no. Non è un Facebook name. No, non è un Facebook name, quindi ufficialmente smentiamo. Diego ha una bella carriera. Oggi cercavo un po' e ho visto che hai prodotto Diabolical Super Criminal, distribuito da Cecchi Gori. Sì, è in DVD. In DVD. E poi ancora, che è stato anche vincitore del premio del pubblico al Ravenna Nightmare Film Festival. Sì. Quindi una grande soddisfazione per questo lavoro. Un festival dedicato all'horror. Sì, è il film che non è diretto da me, ma è prodotto e montato da me. È diretto da S.S. Sunda, un regista cult del cinema italiano e non. E il corto, il documentario eroe criminale di un fotoromanzo censurato degli anni 60, censurato per eccesso di sesso e violenza, ma quando sesso significava portare
lingerie un po' più osè del solito e la violenza era un po' di sangue finto. Ecco, quindi non ai livelli di Arancia Meccanica, no, per no, intenderci. No, no, no. E per Mediaset, Sky e Sony ti occupi di musica e sperimentazione? Sì, adesso sempre meno perché da 2 anni a questa parte mi occupo del soltanto tuo lavoro. Di documentari. Esatto. Sì. Juice Harp è quello... Juice Harp è, diciamo, il lavoro che più mi sta a cuore. Di cosa parla questo parla, tuo documentario? Parla di un piccolo pezzo di ferro che suona la musica del cielo e dello spazio. Bellissima descrizione. Ti è piaciuta questa interpretazione? Splendida, splendida. Il marranzano, parla del marranzano, il nostro scacciapensieri. Lo scacciapensieri, sì. Il nostro tipico strumento siciliano che tutti conosciamo, ma non tutti sappiamo che esiste in tutto il mondo e che... Il sottotitolo infatti al tuo corto è il documentario, sì, che un film lungo dura non so quanto, ancora comunque circa 70 minuti. Si intitola Juice Harp, From Sicily to Yakutia, The Road to Rhapsody. Diciamolo, dove si trova la Yakutia? La Yakutia è una repubblica federale russa che si trova nella zona siberiana, quindi la parte più estrema della Russia. Quindi fa caldo, insomma. Fa un caldo che quando esci fuori di casa con un bicchiere d'acqua, dopo 10 secondi si è congelato. È ghiaccio, è ghiaccio. E Diego è anche bravissimo a suonare il marranzano e noi approfittiamo della sua bravura per ascoltare qualcosa. Vuoi ascoltare qualcosa? Sì, qualcosa. Ovviamente. Tengo io il microfono. Ok, cosa vuoi ascoltare? Non lo so. Aia. Non lo so, perché tu lo sai, io sono molto siciliana. Però siciliana. Sono sicilianissima, sì. Mi metizzo ogni tanto l'accento, però sì. E quindi mi piacerebbe qualcosa di siciliano, ma nulla toglie. Allora, facciamo spazio. Un pezzo siciliano. Perfetto, grazie. Però poi... Poi improvvisiamo. Ok, ci e sto. Facciamo vedere che lo scacciapensieri non è soltanto, ecco, perfetto, folklore siciliano. Perfetto, va bene? Lo facciamo con piacere. Allora appoggio il microfono lì. Sì, io ti passo il mio. Sì. Sì. Assolutamente incantevole, che esperienza, mi piace tantissimo. Ma quando Diego conosce il marranzano? Quando fa amicizia con questo strumento? Io ho comprato il mio primo marranzano in un bar del Porto, costava, non mi ricordo se 3.000 lire o 3 euro. Come souvenir proprio? Era un souvenir che ho provato a fargli mettere un suono e ho detto... Cioè, suona. È un intercalare, si può usare ogni tanto. E allora ho visto che usciva un suono, due suoni, più di uno. Quanti anni avevi quando hai fatto questa esperienza? Ma non mi ricordo. Cioè, eri piccolino? Di 10 anni fa. Ah, no, 10 anni di fa. Di 10 anni fa, sì. Allora ho iniziato a provare piacere. Farci un film. Forse c'è qualche problema con l'audio, sopperiamo immediatamente col mio. Ok. Continua il tuo racconto. Dunque... Quindi nasce così l'incontro? Sì, 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 sì. Poi un giorno, tornato da quel periodo, vivevo in Inghilterra, sono tornato in Sicilia e la mia ragazza mi ha lasciato via Skype all'improvviso e io, non sapendo cosa fare, decido di andare a fare un giro a Catania. Ero un po' in paranoia e quindi sono andato a trovare un amico che era più in paranoia di me, che non parlava, era chiuso nella sua stanzetta da non so quanto tempo, e dopo 5 minuti ho detto vabbè, forse è il caso di uscire da qui. E mentre uscivo ho visto un lapis,
un lapis che pubblicizzava il Maranzano World Festival. Siccome io era da dieci anni che volevo fare un film sul Maranzano, guardando il programma del festival mi sono reso conto che c'erano un sacco di musicisti che io avevo voglia di andare a trovare nei loro luoghi di provenienza, cioè dal, in Giappone, in Siberia, in Austria, in Inghilterra. E anziché dover andare io da loro, ho avuto l'occasione di trovarmeli qui a casa e quindi ho iniziato la ricerca filmata di questo film, che è raccolta in un diario di 50 minuti che racconta appunto la mia ricerca. Certo, questa ricerca. Ti faccio una domanda, però Ambasciatore non porta pena, quindi significa che la domanda non viene da me, ma dal direttore. È proprio infatti una domanda di spessore. Voleva sapere il perché di questo taglio dei capelli. Perché? Allora, intanto non è un taglio ma è una messa in piega. Esatto, intanto Stefano, questa non è un taglio ma è una messa in piega. Io riferisco così lui. Ed è ispirato alla figura mitologica di Medusa. Ecco, quindi però è in procinto di realizzarsi ancora. Ecco, sì, in itinere, quindi, ecco. Diciamo è una, un principiante, aspira a Medusa, ecco. Aspiro, quindi un, veramente è un taglio, una messa in piega mitologica. Una messa in piega mitologica è fantastico. E ti volevo chiedere, a quale lavoro oltre a questo sei particolarmente legato? Al prossimo. A quello che devo ancora fare. E noi per quello ti auguriamo veramente tutta la più grande fortuna. E tu non lo vuoi sapere qual è il prossimo? No, non lo lavoro. Voglio sapere, perché altrimenti poi dimmelo, va bene, dimmelo. No, lasciamo la sorpresa ai prossimi. Ai posteri. E adesso io ringrazio Diego e il prossimo corto e Bjork.
Bentornati in studio, io sono in compagnia di Jessica Spinelli, che è il presidente dell'associazione 4 Terzi. Benvenuta Jessica. Grazie, ciao Michela. È un piacere per me averti qui. Il festival è quasi, diciamo, addirittura d'arrivo. Un commento su questa esperienza, sull'esperienza proprio di quest'anno, che ti vede anche protagonista attiva. Sì, per me è anche il primo anno essere così attiva all'interno del festival. L'ho vissuto lo scorso anno da compagna di direttore artistico, quindi mi sono vissuta in retroscena, però sono veramente felicissima perché quest'anno vedo tanta partecipazione, quindi anche le due location sembrava molto difficile, però invece è stato un valore aggiunto. Sì, sicuramente, e la cosa che mi ha veramente fatto piacere è il fatto che le persone vengono, seguono i film, hanno votato, c'è stato tanto, ci sono state le mostre, quindi insomma un crogiolo d'arte. Sì, era l'obiettivo, era quello, e sperando che comunque ogni anno si riesca a crescere sempre di più. Sempre di più. Io vi racconto questo aneddoto. Conosco Jessica da tantissimi anni. Tu ricordi, noi sì, correvamo, facciamo corsa ad ostacoli insieme. Non si direbbe guardando il mio physique. De lei si dice ancora. Insomma, io sono un po'. Si dice ancora. Vivo di rendita, diciamo. E poi Jessica continua con questo percorso. Sì, ho continuato. Sì, perché insomma poi ho continuato anche con gli studi. Con gli studi, perché tu hai una laurea in scienze motorie. E quindi di questo ti occupi nella vita, quindi due mondi apparentemente completamente, sì, sembrano completamente opposti, ma in realtà sono anche molto vicini, perché il movimento, comunque io penso che tutto parta da lì, dalla certo, corporeità. Certo, il cinema è strettamente connesso. Sì, cioè la corporeità è quello che insomma è il primo biglietto da visita che abbiamo, e comunque molto anche l'arte si lega molto a questo, anche la mostra di Enza, sono questi corpi. È vero, al corpo, si leva molto al corpo. E io ti volevo chiedere, se non ricordo male, tu non sei nuova ad altre esperienze, quali quelle teatrali. Sei stata la prima a portare ad Augusta il Playback Theater, ma che cos'è? Parliamone insieme. Allora, sì, il Playback Theater è una forma di improvvisazione teatrale, e che ha un format, diciamo, sempre lo stesso. C'è un conduttore, quattro attori sulla scena e un musicista o due che suonano dal vivo. Quindi musica e movimento. Musica, sì. La cosa magica per me, io mi sono innamorata del playback proprio perché si dove crea. Dove l'hai conosciuto infatti questo io genere? Io ho fatto un master in arti terapie a Roma, sempre per avvicinarmi di più alla danza terapia, che si sposa, diciamo, di più con quello che faccio nella vita. Però poi mi sono accostata anche a queste forme di teatroterapia. Che ha infatti un fine terapeutico. Sì, diciamo che il Playback Theater mi piace proprio perché non va a scavare così a fondo nella vita delle persone, diciamo, non è terapeutico, però è molto catartico, si ferma alla catarsi del teatro. La cosa bella è che si interagisce col pubblico, il pubblico è protagonista dello spettacolo. Quindi magari anche delle persone timide potrebbero diventare sfrontate. Io sono timidissima, non sono un'attrice, questo lo chiarisco, perché la cosa strana del playback è che la maggior parte delle persone che lo fanno non sono dei veri attori, e quindi il bello è proprio quello, cioè il pubblico anche diventa protagonista perché sale sulla scena, racconta una storia che poi viene messa in scena dal vivo, dagli attori. E l'obiettivo di 4 Terzi è anche questo. Io vorrei arrivare a veramente a portare il playback qui in Sicilia, fare veramente un festival internazionale, cioè insomma, certo. Il sogno c'è, però. Però già ci sono degli ottimi risultati, sì, sicuramente, soprattutto per la partecipazione al concorso.
Io ti volevo chiedere, compagna di Stefano Cacciaguerra, direttore artistico, poverino, ecco. Questa sera avrà le orecchie che gli fischiano da tutte già, le parti. Già, insomma, le orecchie di Stefano. Com'è Stefano tra le mura domestiche? E soprattutto dire... chi comanda a casa Cacciaguerra, questa cosa è importantissima. Comanda il cane. No, vabbè, no, non c'è chi comanda, siamo molto... ci dividiamo i compiti, è anche un bravo cuoco. Perfetto, sono scoperto i lati positivi del nostro direttore. È un casalingo, certo, a modo suo però. È anche romantico, questa cosa è importante. Mentre non ci sta ascoltando. Non sì. Ci sta ascoltando, sì, è romantico, bellissimo, questo è uno scoop sicuramente. E l'abbiamo chiesto a Stefano, lui non ha voluto rispondere, lo chiedo a te, ci sono novità per la prossima edizione o qualcosina, una mini anticipazione solo per Web Marte? Ma puntiamo a qualche attore, regista famoso. Ecco, perfetto. Già questo... Stiamo lavorando però, insomma. Speriamo quindi di poter anche inserire qualche stella, noi ve lo auguriamo. Ma partiamo proprio da qualche nostro compaesano. Certo, basta, va bene, ottimo. Può bastare. Ottimo, Augusta è ricchissima di artisti. Di grandi nomi, quindi aspettiamo con ansia la prossima edizione e aspettiamo di arrivare a domani dove avremo i nomi dei vincitori, la rosa dei vincitori. Io Jessica ti ringrazio. Grazie e lancio il prossimo corto, Vodka Tonic. Loved being a bad one. And I've done it all. I've always believed in egoism, the most qualifying human quality. I love smoking. I guess I've always loved whatever gives me pleasure while it kills me. The past is like a poison that comes back to kill you. She is Louise, and we had a good time, a long time ago. But now she's back, back to kill me. I live in Midtown, 34th Street and 11th Avenue. This is my dog, Jay. Kill Jay. He is too enthusiastic, and his enthusiasm kills me. I've got cancer. My cancer is a number. 55. Sometimes I dream about my cancer. Donc tu es mon cancer. Mais pourquoi tu manges autant? Mais c'est ce que nous faisons. That's what I do lately. I sell dreams. They buy a lie, they get a dream. I need three dreams, three nights in a row. The first night, I need big adventure. I need to travel, I need to fly. Such a world. Fear for free, but you have to pay for dreams. Perspective. Used to be the other way around. I need to be around the world and visit all the wonderful places that I've never been and take each of those memories with me. For the rest of my life. I want them to cry acid blood and I hope it eats at their skin every time. That's what I want. My dream is help. My dream is dream anything.
My dream is to be able to dream again. I can't stand all of this anymore. I give up. Even Jamie was different. He wasn't like this before. Why are you always so nervous? もう昨日その服着ていこうと思ったらなかったから困っちゃった。お客様一緒に在温起来好臭。应该回家去洗个澡。今天天气很好。もうこれからその服着てこないでよ。だって着るんだから本当に。乾燥する時どうするのよ。 I don't know shit, but I'm a great liar. And only people that lie have imagination. She is Gina, my love. Love for the flat rate of $80 per hour. I am a customer. I never used to pay for love. Now I do. She was French and fresh and light. She was the perfume of happiness. She's back to kill me. Of 60 inches. My cancer is a number. My cancer is an account or a special offer. Being bad doesn't make any difference. No suffer. No suffering. I mean, I want to die comfortably. I'm looking to go into a nice, deep sleep. No suffering, no smoke here. Fuck you. I'll take it. Yes. Hey, no, wait. I changed my mind. I'd like a vodka and tonic instead. Absolute three limes. Yeah.
ritorno in onda con una lacrimuccia perché finisce qui il salottino cinematografico, ma non la diretta TV, perché domani ci sarà, domani riprenderemo i premiati, quindi sempre alle 21, però i ringraziamenti sono d'obbligo. Io ringrazio la Webmarte TV, ringrazio la Fine Art Produzioni che ha curato la regia con Lorenzo Daniele, per le riprese Domenico Raina e Mauro Italia, per il coordinamento Corrado Di Mauro. Poi altri importantissimi ringraziamenti vanno a Gianni Fraschilla e alla Boutique La Mostarda che curano la mia immagine. Da Michele Italia è tutto, vi do appuntamento domani alle ore 21, www.webmarte.tv. They say time is money.